Ciao a tutti, benvenuti o bentornati qui sul mio canale YouTube. Per chi non mi conoscesse, io sono Valentina, in arte Valley Makeup Lover, e qui sul mio canale parliamo di beauty, makeup e skincare a 360 gradi. Mi vedete ancora struccata perché purtroppo devo astenermi ancora qualche giorno dal makeup, semplicemente perché, vi spiego velocemente, hanno sbagliato diagnosi, non avevo una congiuntivite perché ho fatto la visita dall'oculista e l'occhio è perfetto. L'unica cosa, ho avuto una reazione allergica, probabilmente a qualche polline, qualsiasi cosa. Non credo prodotti di makeup perché da febbraio ad oggi utilizzo sempre la stessa skincare e sempre gli stessi prodotti di makeup. Però mi ha detto che mi devo astenere, la cura che mi avevano dato quindi non andava bene, mi ha causato tra virgolette un po' più problemi. Voi vedrete il video giovedì e io da ieri, quindi da martedì, sto facendo delle iniezioni di Bentalan. Io ho il terrore delle punture, lo sapete, chi mi segue da molto sa che purtroppo ho paura degli aghi. Però in teoria dalla settimana prossima dovrei stare meglio, me lo auguro, perché credetemi, io non ho mai avuto una cosa del genere in vita mia. Quindi terminerò la cura più o meno fra un mese, perché dovrò prendere anche antistaminici e quant'altro dopo queste iniezioni, e si spera che torni tutto alla normalità. Comunque, questo video perché voglio farvi vedere un haul di Shein. Ho fatto alcuni acquisti, mi sono arrivati anche dei cambi che ho fatto precedentemente. Ve lo dico anche ora, ve l'ho detto anche durante il video. Ho acquistato un po' di robina nell'ultimo periodo perché sono dimagrita tanto, non perché abbia fatto dieta per chissà quale motivo, ma semplicemente perché ho interrotto dei farmaci per quanto riguardava il mio problema di depressione che ho avuto nel 2016, e avendo smesso i farmaci più o meno nel 2020 ho perso di botto tutti i chili. E quindi mi ritrovo ad avere un armadio scarno, non ho più nulla da mettere, e quindi sto facendo degli acquistini. Non ho un atteggiamento compulsivo verso l'abbigliamento, però davvero mi mancava qualsiasi cosa, a partire anche da abbigliamento magari per tutti i giorni, per uscire a fare le commissioni e quant'altro. E poi ho fatto anche un altro ordine, magari ve lo farò vedere più avanti perché c'è una piccola novità. Ve la dirò durante il video, quindi nulla, adesso vedremo un pochino che cosa ho acquistato, non saranno tantissimi capi, quindi vediamo un po' durante il video. Ma io che mi accorgo solo ora di avere l'helix tutto girato, vabbè, questo mentre stavo provando la roba. Comunque, prima di iniziare vi ricordo che mi trovate come Valley Makeup Lover anche su Instagram e TikTok, quindi se vi fa piacere venite a seguirmi anche lì, e se volete continuare a vedere video sul mio canale mi raccomando iscrivetevi, lasciate un like di supporto e soprattutto commentate, perché mi aiutereste tantissimo con l'algoritmo di YouTube. Ma come sempre ho parlato abbastanza, iniziamo subito con il video. Ok, mi taglierò la testa perché non entro nell'inquadratura purtroppo, quindi cercherò di farvi vedere tutti gli indumenti. Alcuni li ho già presi da un po' di tempo ma non ve li avevo ancora mostrati qui su YouTube, e altri diciamo che mi sono arrivati con l'ultimo ordine che ho fatto. Ho qualcos'altro in arrivo per quanto riguarda completini di palestra, perché forse non ve l'ho detto qui su YouTube, tre settimane fa mi sono riscritta in palestra perché il mio corpo mi stava richiedendo proprio di rifare movimento, perché avevo dolori vari, probabilmente per il fatto che sto sempre seduta lavorando. E quindi ho deciso di riprendere dopo ben 7 anni. I primi due acquisti sono questi che indosso in questo momento. Sono questi pantaloncini super svolazzanti, iper comodi, che ho indossato anche stamattina per uscire. E poi questa maglia. Chi mi segue su TikTok ha visto che l'avevo già fatta vedere, però ho dovuto prendere una taglia più piccola. Questa è una S, perché qua in questa zona mi faceva una sorta di pieghetta che non mi piaceva per niente, e ho notato che per quanto riguarda i crop top, comunque le magliettine di questo tipo, entro benissimo in una S, addirittura qualcosa anche XS. Ovviamente vi lascio tutti i codici a schermo, così potete vedere un po' magari se vi piace qualcosina, e devo dirvi che
se non butto giù il faretto, devo dirvi che anche l'abbinamento mi piace un sacco. Quindi questo è il primo outfit. L'altro acquisto è questa magliettina. Di questa ho preso una M e non l'ho cambiata perché nell'effettivo comunque mi sta giusta di spalle, da quello che vedete. E anche diciamo come lunghezza va benissimo, è semplicissima, aggiusto le manichine e anche la parte dell'addome ricamata in questo modo con questa trama e devo dirvi che è iper comoda. Ci tengo a fare magari un piccolo disclaimer: sto facendo degli acquisti tra virgolette un po' spesso perché essendo dimagrita tantissimo, non perché ho fatto diete, ma semplicemente perché ho smesso di assumere dei farmaci che mi hanno gonfiata tanto e ho buttato giù in sostanza quasi 20 kg. Mi sto rifacendo l'armadio perché non mi sta più nulla, letteralmente, quindi se faccio acquisti spesso per questo motivo. Quindi questa è la magliettina, è questo rosino che a me piace tantissimo e quest'anno mi sono imposta di acquistare dei capi colorati perché acquisto sempre solo nero o blu scuro e quindi ho inserito anche qualcosa di colorato, quindi questa è la magliettina. L'altra magliettina è questa e l'avevo cambiata, questa è una XS addirittura. Tenete presente che la M mi stava gigante perché aveva questo laccetto che mi faceva un sacco di grinze dietro perché non era ben tirato. Invece l'XS devo dire che mi sta nettamente meglio, sicuramente dovrò optare o per un reggiseno senza spalline o direttamente con i boobs tape, che poi vi farò vedere perché forse non ve li ho fatti vedere, e devo dirvi che il colore mi piace da morire. La potete mettere con un jeans, la potete mettere come vedete con dei pantaloni, la potete mettere con una gonna, secondo me è veramente molto molto carina. E per quest'estate direi che sta benissimo. Per quanto riguarda la parte superiore penso di avervi fatto vedere tutto e ora vi faccio vedere questa gonna, se non butto giù tutto. La gonna in questione è questa qui, aspettate che sposto il faretto, pazienza per la luce. Come vedete si presenta in questo modo e mi piace tantissimo perché ha questa simmetria, secondo me veramente carina. Ha un tessuto simile a pelle, ma non è di quello che se sudate si appiccica in sostanza. Sul retro si presenta in questo modo, come vedete super semplice. E l'ho presa perché ogni volta mi ritrovavo ad acquistare o pantaloncini o jeans e quest'anno mi sono detta voglio comprare una gonna e stavo desiderando da tantissimo questa gonna con questo tessuto che rimane un po' lucida e quindi ho scelto questa. Se non erro anche di questa ho preso una M, ovviamente poi vi lascerò tutti i riferimenti anche delle taglie e devo dire che mi piace un sacco, non l'ho ancora indossata per uscire però l'importante è averla presa. I prossimi sono dei jeans, come vedete hanno gli strappi da entrambi i lati. È il primo modello che io compro così perché sono sincera, in passato non mi sentivo a mio agio con il mio corpo, lo sapete, io vi dico la verità e quindi preferivo non utilizzare questi tipi di indumenti. Ovviamente cambia da persona a persona, se voi vi sentite di mettere un capo indistintamente dal peso corporeo potete fare ovviamente ciò che più vi aggrada, io sono la prima a sostenervi, però io ripeto non mi sentivo a mio agio, non trovavo un modello che mi piacesse e invece questi mi piacciono da morire. Questo, allora cercherò di farvelo vedere, sono scalza. I jeans sotto si presentano in questo modo, ringraziamo mio padre che me li ha accorciati. E quindi questa è la vestibilità, se non erro questa è una S, un XS, una, non ricordo, e non mi danno fastidio in vita. Tenete presente che io sono una persona che si infastidisce molto facilmente con i capi, invece questi devo dirvi che mi piacciono tantissimo. Quindi se siete alla ricerca di questo tipo di jeans, secondo me questi possono fare al caso vostro. Questo che vedete è un vestito, è secondo me il vestito più bello che io abbia mai comprato su Shein. Mi piace il colore, mi piace come mi sta, la scollatura. Questo il doppio fodero, perché ha comunque una doppia fodera per non essere trasparente e in questo momento lo sto indossando con uno di quei reggiseni che vi ho fatto vedere in un video precedente per le scollature profonde
E credetemi che è un amore, cioè guardate, io non so se si percepisce, ma è una meraviglia. L'ho già indossato un paio di volte, è comodissimo, ovviamente dovete sistemarvi per bene di modo che non esca il reggiseno fuori, poi liberissime ovviamente di metterlo senza reggiseno, e vi devo dire che mi fa impazzire letteralmente, è fresco, secondo me elegante anche per una cerimonia, con una scarpa col tacco. Io per esempio l'ho portato con dei sandaletti molto bassi con degli strass, e vi devo dire che mi fa letteralmente impazzire. Poi ditemi se anche secondo voi è una meraviglia, ma per me è il migliore che abbia mai comprato. Per quanto riguarda la lunghezza, come vedete arriva sopra il ginocchio, non si solleva, non vi si appiccica, diciamo che il fodero sotto non vi dà nessun tipo di problema perché siete completamente coperte, quindi ve lo consiglio. L'ultimo vestito che vi mostro è questo qui, non so perché mi sa tantissimo di Girl Boss, non so se avete presente. Si presenta in questo modo, è in due pezzi però uniti. Qua abbiamo la parte che fascia il seno, e io solitamente questo lo uso senza reggiseno, vi faccio vedere poi che cosa indosso sotto per evitare che si veda qualcosa, solo perché a me infastidisce che si veda quando ho freddo, per intenderci. È un tubino, come vedete è tutto con le grinzette, anche questo arriva sopra il ginocchio, sul retro è così con la schiena scoperta ed è di una comodità assurda. L'ho utilizzato anche un fine settimana quando siamo usciti con mio marito e degli amici, e vi devo dire che non mi ha dato fastidio né la catenina qui sul collo, non è caldo come vestito, anzi è bello fresco, e vi devo dire che mi piace un sacco. E se non erro questo forse è o una M o una L addirittura, però veste come vedete un po' strettino, quindi dovete un po' capire voi qual è la misura che più vi piace. E per quanto riguarda l'abbigliamento credo di avervi fatto vedere tutto, ora vi mostro cosa indosso quando non voglio mettere il reggiseno. In questo caso ho acquistato questo kit, doveva esserci anche una parte con i copriseno, chiamiamoli così, tondi, ma li ho persi da qualche parte, non so dove. E invece mi sono rimasti questi a forma di fiore, sono questi come vedete. In sostanza voi avete una reticella che ora ho nell'altra stanza, che mettete qua sotto, ovviamente per non crearvi disagio sul seno, lo applicate proprio sopra in questo modo. E vi posso dire che anche con 40 gradi all'ombra ha retto benissimo. Non ho avuto difficoltà a staccarlo, quindi non mi ha segnato o creato irritazione. Ripeto, ha retto tutta la sera, quindi per me questi piccolini sono promossi. Non ho ancora provato, sono sincera, il nastro, che vedete ancora sigillato. Una volta che lo proverò vi farò sapere, cercherò di capire come devo avvolgere il seno per non creare né bozzi né fastidi ovviamente. Quindi poi magari ve ne parlerò in un altro video. Ho preso poi delle cose che riguardano il make-up. Allora, ho acquistato questi portapennelli perché sinceramente sono infastidita dal fatto che lasciando la finestra aperta in studio quando non registro possano prendere molta polvere i pennelli. Poi adesso che ho avuto questa sorta di congiuntivite, che poi non è una congiuntivite ma a quanto pare un'allergia, sono in quella fase di super attenzione per le cose. Per quanto sapete sia una persona che lava sempre i pennelli prima di riutilizzarli, le spugnette e quant'altro, adesso ho proprio questa fissa. Quindi ho comprato questi portapennelli con la chiusura, sono abbastanza ampi. Ve ne faccio vedere uno che ho sistemato in questo modo, dovrò comprare altre pietroline. Allora, ho preso queste pietruzze in un negozietto qua in paese e li ho sistemati, come vedete, in questo modo. Quindi dovrò metterli meglio, questi sono i pennelli, sotto hanno le pietruline verdi, c'erano di un sacco di colori, c'erano grigie, rosa, ho preferito verdi. Voi incastrate i pennelli e poi potete richiudere il tutto. Ovviamente in questo momento sono incastrati veramente malissimo perché li ho messi così giusto per provarlo, però guardate che cute. Secondo me è anche molto elegante magari entrare nello studio e trovare questi contenitori. Ne ho preso tre.
mi sono venuti veramente una fesseria, li ho pagati forse 3,50 euro l'uno. Tenete presente che li ho cercati per svariato tempo su Amazon e mi costavano 10 euro l'uno. Sono di buona fattura, io pensavo che si rompessero appena usciti dalla scatola, e invece no. Hanno una plastica bella dura, l'apertura e la chiusura, vi dico la verità, è comunque rinforzata questo pernetto in acciaio. Ora vedremo quanto durerà, perché ovviamente lo sapete che io apro e chiudo sicuramente con l'utilizzo dei pennelli, però per adesso mi piacciono un sacchissimo, sono proprio belli, eleganti, lo adoro. Ho preso poi delle spugnette perché volevo provare anche queste di Shein. In passato alcune non mi sono piaciute, le ho cestinate dopo qualche utilizzo, però queste mi sembrano davvero molto morbide, sono molto compatte, il che vuol dire solitamente che non assorbono tanto prodotto e quindi non dovete stratificare eccessivamente sul viso. Ovviamente non sono bagnate, sono 4, forse le ho pagate 70 centesimi, se funzionano sono la svolta, quindi poi vi farò sapere. Questa cosa secondo me vi farà ridere. Ho acquistato questi sacchettini, che sono i classici sacchettini che si utilizzano per i cani quando li portate a passeggio. Io li ho acquistati semplicemente perché quando pulisco la lettiera dei gattini, per non creare odori sgradevoli nel bidone del secco, perché noi la dobbiamo buttare nel secco, praticamente li metto prima, diciamo, i loro bisognini li metto all'interno di queste bustine, le chiudo e poi le butto direttamente all'immondezza. Quindi magari vi può essere d'aiuto. Li ho pagate anche queste una fesseria, davvero, forse li ho pagati un euro, non ricordo. Le proverò, vi farò sapere se sono durevoli e non si sfondano appena ci metterò i regalini dei miei micioni. E niente, Valli praticamente compra anche cose per la casa. E poi un altro acquisto che ho fatto sono questi pennelli, che sono dei pennelli da eyeliner. Allora, io li ho presi perché non so se vi ricordate del pennello di cui vi ho parlato, di Essence, che è questo qui. Volevo cercare qualcosa di più reperibile perché non lo trovo, cioè ogni volta è sold out, e ho voluto comprare questi di Shiglam. Allora, la cosa che noto è che forse visti così sono un pochino più grossi, spero che riusciate a vederlo, però per quanto riguarda la morbidezza sono molto morbidi, quindi appena potrò riprendere a truccarmi li proveremo magari in un video e vi dirò come performano, perché se funzionano bene, fanno un tratto netto e mi aggradano, è la svolta. Quindi questo era l'Old Shein, scusate le condizioni, ma ovviamente provare roba rende sempre questo. Io spero che vi piacciono questi tipi di video, fatemi sapere nei commenti se avete già provato alcuni di questi capi, se qualcuno vi ha incuriosito, lo sapete, sono sempre curiosa. Come sempre vi ricordo che se volete supportarmi, il modo migliore per farlo è lasciare un bel like, iscrivervi al canale, mi raccomando attivate la campanella per essere sempre informati sull'uscita dei nuovi video. Anche per oggi è tutto, io come sempre vi mando un abbraccio fortissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!